I napoletani amano il parco di Capodimonte, tant'è vero che anche quando il museo è chiuso il parco rimane aperto per accogliere già dal mattino presto maratoneti, runner e altro. E il direttore Bellinger è andato incontro al pubblico aprendo e mettendo su questa grande festa non solo dei cavalli ma anche di una nuova presentazione del Capodimonte. Lo vedete qua, no? Questo lavoro di riduzione e di abbassamento delle roverelle che permette di vedere dalla chiesa di Santa Maria degli Angeli il tratto autostradale, quindi una lettura a 180 gradi del panorama napoletano, con alle spalle la Reggia in tutta la sua bellezza. Era una zona che è stata chiusa per un po' di tempo, vediamo il grattacielo del Jolly Hotel e di fronte a noi in fondo, con un cappello di nuvole, la penisola sorrentina. Il braccio del Molo San Vincenzo con l'atterraggio per l'elicottero, ma fermo ancora, una serie di scuole di vela che imperversano per il golfo e di fronte a noi Castel Sant'Elmo sull'altra collina. La nuova Capodimonte, il nuovo museo di Capodimonte, possiamo dirlo a chiare lettere e a caratteri cubitali su 6 colonne. Lo vediamo qui rinascere tra questa capitozzare, questa serie di alberelli e porgere il contatto alla città, perché non solo da qui godiamo il panorama in basso, ma anche dal basso leggono i mattoni rossi e il piperno che ne compone la struttura e l'architettonica della Reggia.